Ben ritrovati! Oggi la ricetta che voglio fare insieme a noi è pollo ai carciofi in fricassea. Gli ingredienti che ci servono sono del pollo, che io ho già tagliato a striscioline, intanto accendo la placca, che ho già tagliato a striscioline, e vado magari, prima di elencarvi già anche gli altri ingredienti, in una padella aggiungo un filo d'olio, mettiamo un aglio in camicia che gli dà sempre un buon gusto, quindi si schiaccia, aggiungo in padella e aggiungo anche il pollo. Rielenco gli altri ingredienti. Allora, un cipollotto, uno scalogno, prezzemolo, olio d'oliva, carciofi tagliati fini, un tuorlo, il succo di circa mezzo limone, un pochino d'acqua, quanto basta, dopo guardiamo insieme. E questo è un olio aromatizzato, semplicemente olio d'oliva con un po' di basilico. Il pollo è già su, aggiungo subito il cipollotto, che lo faccio già a metà. Metà è sufficiente. E lo aggiungo insieme al pollo. Poi il cipollotto va tagliato a metà e poi lo si fa bollire in un po' di acqua mista con aceto in un pentolino, circa 10, neanche 10 minuti. 5 minuti sono sufficienti per i cipollotti. Lo fate bollire e poi guardiamo il passaggio dopo insieme. Un attimo il pollo, metto il cipollotto sul fuoco a bollire. Per i carciofi, che poi vado ad aggiungere al pollo, lo tagliate molto fino in questa maniera. In poche parole, va tagliato tutta la parte superiore, tutte le foglie, tutta la barba, le punte che pungono. Alla fine si ha il cuore del carciofo, che è questo. Sempre a portata di mano del succo di limone, che almeno il carciofo non ossida al taglio, sennò diventerebbe nero. Lo vediamo subito. Qua non metto niente, lo lascio così. Anche sopra lo ripulisco un attimo e non metto niente. Questo devo farlo subito, se no non si vede la differenza. Questo lo passo col limone oppure in acqua e limone. In questa maniera forse si vede già all'inizio. Qua non ho messo niente e qua invece l'ho messo. Penso che la differenza si può già vedere. E poi lo taglio fine. Tiro via l'aglio, elimino, e il carciofo va tagliato in maniera proprio fine. Questo si potrebbe mangiare anche a carpaccio. Ok,
vado a tagliare il prezzemolo. I carciofi li aggiungo. Faccio saltare i carciofi un paio di minuti così insieme al pollo. E la fiamma la sentite che è abbastanza alta. Qua un goccio d'acqua. Questo che è un dado in polvere fatto in casa. Ne mettiamo un po' vegetale. E con questo vado a bagnare il pollo insieme ai carciofi tra un attimo e li porto a fine cottura, circa 5 minuti coperti. Vado però ad aggiungere anche il prezzemolo. In un'altra padella un filino di olio e vado a metterci i cipollotti che sono pronti in giù, la parte tagliata verso il basso, e vado a piastrarli, vado praticamente a tostarli sul fuoco. Pollo, abbasso un po' la fiamma e aggiungo il brodo. Ecco, coperto. Intanto facciamo l'ultima cosa. Prepariamo il tuorlo. Con il succo del limone. Ci aggiungo un pochettino di acqua. E aspetto un attimino che il pollo è pronto. Intanto il cipollotto sta friggendo, controllo quelli. Manca ancora un attimino. Metto via. Che almeno dopo è ordinato. Piatto. Mancava il cipollotto, mi preparo questa ciotolina. Ci siamo, un paio di minuti. Vi faccio magari vedere. Questo è il pollo con i carciofi. E qui i cipollotti che sono praticamente pronti, tra un attimo in piatto. Tolgo dal fuoco il pollo che si deve un attimo stemperare, se no l'uovo straccia. Qui metto i cipollotti. Voilà.
farro magari. Aggiungo anche un po' di sale e un pizzico di pepe al pollo che non avevo ancora fatto. Giratina e ci siamo. Un cucchiaio. Il cipollotto, volendo, lo possiamo magari anche aprire in petali e poi mettere sopra, oppure lasciarlo intero. Vado a mettere il tuorlo. E qui bisogna girare un attimino senza fermarsi, in modo che gli ingredienti poi si amalgano. Ci siamo. Vedete, è diventata una salsina che è attaccata bene al pollo, ai carciofi. Eccoci, ci siamo. Vado con l'impiattamento. Metto sopra anche un paio di crudite di carciofo. Il cipollotto. E un po' di prezzemolino. Il piatto è pronto. Buon appetito a tutti e alla prossima ricetta.